Bullismo e cyberbullismo, progettualità nel mondo scolastico. Un incontro in cui si è trattato della tematica del bullismo e cyberbullismo che ha visto una nutrita partecipazione nel pubblico di giovani studenti. Un'occasione per diffondere ulteriormente la conoscenza sia del fenomeno che delle attività di tutela e prevenzione. Tra i relatori, oltre ai componenti del comitato, erano presenti specialisti della materia che si sono particolarmente impegnati nella tutela dei minori. Negli ultimi anni, queste forme di comportamento violento ed intenzionale hanno fatto da sfondo a molti casi di cronaca, con risvolti talvolta drammatici. Per questo il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato nel 2018 una legge per contrastare e prevenire i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, una tra le norme più avanzate a livello nazionale, con l'obiettivo di avere informazioni di contesto e capire gli ambiti di prevenzione e intervento. Il cyberbullismo è il nostro cavallo di battaglia, è quello per cui stiamo esercitando una delega importante che ci ha dato il Consiglio regionale, è quello che con il nostro mandato abbiamo iniziato a coltivare fin dall'inizio, investendo sia nelle risorse dei sistemi e sia nella comunicazione verso l'esterno. Sarà questo il filo conduttore per i prossimi anni del nostro comitato. Ci tenevamo particolarmente nel coinvolgere i ragazzi, anche perché questo è un tema che sicuramente noi adulti dobbiamo imparare ad affrontare e a gestire, a essere più sensibili anche noi, ma sono i ragazzi per primi quelli che ci possono insegnare e rendere partecipi di quello che loro vivono, che tante volte forse noi non riusciamo a percepire appieno. A volte penso che basterebbe poco per rendersi conto di situazioni di disagio che, se colte subito, vengono risolte, vengono affrontate e risolte. Se invece non vengono raccolte subito, purtroppo poi possono portare a conseguenze che spesso sono sottovalutate ma che invece diventano veramente importanti, ed è per questo che è fondamentale seguire i nostri ragazzi anche da questo punto di vista. Sicuramente la prevenzione è la strada migliore proprio per cercare di fermare il fenomeno del bullismo, ma soprattutto del cyberbullismo, che chiaramente con l'aumento esponenziale dell'utilizzo della rete è cresciuto. E la prevenzione si fa nei confronti dei ragazzi, ma soprattutto, come proprio abbiamo avuto modo di sentire dalla voce stessa dei nostri minori, nei confronti degli adulti di riferimento. Il tema del bullismo e del cyberbullismo è un problema che deve essere affrontato, e noi cerchiamo di farlo nelle scuole con dei progetti che facciamo con i nostri operatori, con i ragazzi, soprattutto per aiutarli ad ascoltare, a farsi ascoltare e a conoscere i mezzi, che molto spesso noi pensiamo che conoscano bene, invece non è così. Bravissimi ragazzi, avere centrato delle domande che hanno, sono arrivate al cuore dei problemi e dei loro problemi. Hanno chiesto come comunicare agli adulti, come segnalare il loro disagio, perché non riescono a passare il silenzio e la mancanza di ascolto da parte degli adulti, hanno chiesto come aiutare le vittime di bullismo e, una cosa importante, hanno chiesto come discriminare tra lo scherzo e il bullismo. Spesso la sottovalutazione del bullismo è che lo si pensa come uno scherzo, ma ha delle conseguenze anche drammatiche.